Io non so come la pensa Renzi, nel senso che non l'ha ancora detto. Io credo e auspico che sia a livello di legge elettorale che permetta alla coalizione si possano ancora fare dei passi avanti, e uno dei modi per far fare questi passi avanti è quello di far comprendere a tutti coloro che credono nella sinistra, nel centrosinistra, che è il popolo del centrosinistra, è a loro che noi dobbiamo un livello di democrazia che ci permetta di partecipare uniti alle elezioni. Allora basta ascoltare in giro la gente, io vengo adesso da Fiera Ro con tantissime persone, giovani e anziani, e tutti dire unità, unità, unità. Io sono qua oggi per dire questo, cerchiamo di trovare le modalità migliori, cerchiamo di superare gli asti, cerchiamo di superare anche le divisioni, perché quello che ci unisce è sempre di più di quello che ci divide. Referendum sulle autonomie, ieri in Lombardia se ne è parlato, ha sentito cosa ha detto il sindaco di Milano, Sala, ha detto sul metodo non sono d'accordo, ma se si dovesse andare veramente al voto l'appello è votate sì. Beh, se di fronte a una cosa inutile io credo uno può votare quello che vuole, perché tanto non serve a niente. Il problema invece è assolutamente grave che da parte del Presidente della Regione non si sia dato seguito a quella richiesta del Governo di iniziare a ragionare sulle autonomie regionali. Altre regioni l'hanno fatto, spendere tanti soldi per un referendum, quando è possibile immediatamente iniziare questo percorso che è utile e che è anche fondamentale, credo che sia profondamente errato. Manifestazione al Campo 10, ha visto quest'anno. Buonasera. È stata vietata di altri anni, come mai? Ma non c'è mai stata, perché non ci sono state le manifestazioni gli altri anni. Andavano a fare, non c'è mai stata una manifestazione, la prima manifestazione con quel tipo è stata l'anno scorso. E chiaramente loro negli anni passati. Gli ultimi 4 anni. Gli ultimi 4 anni cosa è successo? Hanno fatto la parata al cimitero. No, non ho fatto la parata, sono entrati uno a uno davanti e sono andato alle tombe. Era completamente diverso, cioè c'è un clima completamente diverso che chiaramente deve impensierire, perché i rigurgiti fascisti o nazisti addirittura sono estremamente pericolosi. Quindi dobbiamo fare tutto con tutti gli strumenti democratici che abbiamo perché non possano ingannare il popolo o far credere che non ci sia stata una dittatura feroce, e chi invece si è impegnato anche con la morte, ma in ogni caso con la propria libertà, per evitare che questa dittatura continuasse. Quindi è questo il diverso, la presa di campo dei...